Il profeta Geremia esprime la sua grande angoscia, il suo terrore, il fatto che si trova solo, solo nella sua missione. Ecco, da parte di tutti, anche dagli amici, non vedono l'ora che lui cada, non vedono l'ora che tutti possano prevalere su di lui. Quindi si trova nel momento culmine, nel momento più basso della sua vita. Ma a un certo punto... Nell'esprimere questo suo stato di angoscia dice Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Ecco, proprio in quel momento lui sperimenta la presenza di Dio. Però mi piace con voi saper leggere in questa affermazione qualcosa di molto più importante, cioè non è che nel momento in cui non ho... Non ho un rifugio, non ho un punto d'appoggio nel momento in cui mi sento provato meno male che il Signore accanto. Ma Geremia vuole esprimere, vuole dirci che proprio in quel momento, proprio in quel momento in cui mi trovo, nel momento più basso, nel momento più difficile, proprio in quel momento sperimento la presenza di Dio. Significa paradossalmente fino a quando? Fino a quando ciascuno di noi non vivrà, non sperimenterà. Questo momento culmine non sentirà Dio accanto. Giustamente si potrebbe fare l'obiezione, ma è necessario tutto questo automassacro, se così possiamo dire, questo, questo momento clou di difficoltà, di angoscia, perché in quel momento culmine Dio è lì. Purtroppo dimentichiamo come l'evento della croce, l'evento della passione di Cristo l'evento di colui che dona tutto per noi, lui ha sposato questo, questa situazione, questo evento. Quindi quando noi arriveremo a quel punto, il, il problema è che noi non ci arriviamo perché cerchiamo di resistere, vediamo la situazione diventa sempre più, più difficile, va tutto contro di noi e allora abbiamo bisogno di rialzarci. E nel tentativo di rialzarci viviamo né, né in cielo né in terra, viviamo eternamente sospesi. Lasciamoci amare del Signore, lasciamoci condurre da Dio, proprio in quel momento, in quel punto il Signore sarà sempre al tuo fianco come un prode valoroso, e per questo i persecutori non potranno prevalere: i persecutori sono le paure, le proprie angosce, le proprie fragilità, i propri limiti, la propria solitudine non potrà mai prevalere. Buona missione.